Siamo lodati Gesù e Maria. Se sempre siano lodati. Siamo tutti fratelli e sorelle carissimi con questa domenica, come comincia il tempo stupendo, forte, molto bello dell'Avvento. E la liturgia di oggi ci mette già pienamente nel clima di questo splendido tempo liturgico. Se prendete, prima di andare via, sono riuscito a stamparli questa mattina, tra gli opuscoletti catechetici ce n'è uno molto bello di San Bernardo che spiega bene l'Avvento, definendolo, si intitola Le tre venute di Cristo, perché l'Avvento ci riporta alle tre venute di Cristo tra gli uomini. Quali sono? La prima è la venuta storica, la liturgia ci concentrerà su questa venuta nell'ultima parte dell'Avvento, la novena di Natale, dal 16 al 24 di dicembre. E l'annuncia il profeta Geremia nella prima lettura: verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele. In quei giorni farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia. Chi è il germoglio di giustizia germogliato dalla stirpe di Davide e per la casa di Davide? Il nostro Signore Gesù Cristo. Questa parola si è compiuta con l'incarnazione del Figlio di Dio. La Chiesa, tutta la gioia possibile e immaginabile, ci porterà a rivivere attivamente questo evento salvifico a ridosso del Natale. Poi ce ne sono altre due di venute. L'ultima venuta di Gesù, su cui già stiamo concentrati da un paio di settimane, è la fine del tempo liturgico, la festa di Cristo Re, la prima parte dell'Avvento. Ci ricorda, Gesù tornerà alla fine del mondo. E avete sentito nel Vangelo, tutti i Vangeli presentano questo ritorno come preceduto da grandi tribolazioni, da grandi sconvolgimenti. Ci arriveremo tra poco. Questa è la venuta definitiva di Gesù. Poi ce n'è un'altra, che non è una venuta visibile, perché Gesù sulla terra ci è venuto con una natura umana visibile e alla fine della storia verrà e tutti lo vedranno, chi ci crede o chi non ci crede, perché sarà una venuta nella gloria, pienamente manifestata. C'è una terza venuta che la chiamano la venuta intermedia, gli autori, o la venuta continua, che è quella che tra l'altro ci tocca più da vicino. Qual è? È la venuta di Gesù che nel mistero incontra i cuori di coloro che gli aprono le porte e che sono disposti ad accoglierlo. La seconda lettura e anche la seconda parte del Vangelo, e questa è una cosa che sta particolarmente a cuore alla liturgia della Chiesa, perché questa ha conseguenze immediate sulla nostra vita, capite? Perché dall'accoglienza di questa venuta di Gesù dipende la qualità della nostra vita terrena e anche la qualità della nostra vita ultraterrena. Allora, San Paolo ci ha detto queste cose. Guardate, il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti, per rendere sani e reprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Vedete, la venuta intermedia e l'ultima venuta. Allora, noi cresciamo nella santità e quindi dilatiamo sempre più il cuore ad accogliere il Signore, tanto quanto cresciamo nell'amore vicendevole e verso tutti. Questo è sempre l'esame di coscienza principale che dobbiamo porci, capite? Perché la presenza di Dio nel nostro cuore ha una spia assolutamente inconfondibile. Quando nel cuore tu ti senti in pace nei confronti di tutti, non odi nessuno, non c'hai rancori, non c'hai inimicizie, sei ben disposto, sei cordiale, sei affabile, sei aperto verso tutte le persone, capace di ascoltare tutti, capace di contare fino a 10 prima di giudicare, sparare sentenze a destra e a sinistra, ottimo segno. Stiamo camminando nella via di Gesù e passeremo, ecco, di santità in santità, cresceremo sempre più in questo, fino a, come dice San Paolo, comportarci in modo da piacere sempre a Dio, come già vi comportate, e cercate di agire sempre così per farlo sempre di più. Quindi questa è una dimensione fondamentale. Poi, l'ultima venuta di Gesù, abbiamo visto, ce ne parla il Vangelo, principalmente, uno legge il Vangelo e dice, insomma, il tempo d'avvento, il tempo di gioia, insomma, qui il fragore del mare, gli uomini muoiono di paura per l'attesa di ciò che dovrà accadere, le potenze dei cieli saranno sconvolte.
c'è i capelli, dice, mamma mia, c'è stata roba allegri, però mi sentito tutto il Vangelo. Cosa dice Gesù a un certo punto? Quando cominceranno a credere queste cose, e qui si rivolge ai discepoli in generale, alzatevi e levatevi di casa, perché la vostra liberazione è vicina, e sotto dà alcune istruzioni per l'uso. Allora, fermiamoci su questa espressione, alzatevi e levate il capo. Che significa? Preparatevi a questi eventi a testa alta, giusto? A che cosa si contrappone la testa alta? Alla testa bassa? O peggio, alla testa messa sotto terra? Conoscete l'animaletto che si chiamano gli struzzi? Quando vede qualcosa che ha paura, moriranno dalla paura, testa sotto la sabbia. Allora, qui ci sono alcune chiavi fondamentali che non sono valide soltanto per l'ultimo giorno, ma possiamo poi tra l'altro parafrasarle e applicarle anche ai momenti dolorosi della vita. Perché voi sapete, i discorsi escatologici, ciò che precede la venuta di Gesù, è un'intensificazione di cose che ci stanno già. Altri Vangeli dicono terremoti, cataclismi, cioè, qui ce l'abbiamo in Italia, pare che l'Italia insomma sia abbastanza spungolata da alluvioni, cataclismi, non è che ci aspettava la fine del mondo, non è tornato, quindi succedono anche adesso. Allora, le istruzioni per la fine dei tempi noi dobbiamo prenderle e parafrasarle anche per le situazioni difficili della vita. Allora, chi è che mette la testa sotto la sabbia, per esempio, non affronta i problemi? Chi si stordisce, no? Chi si intontisce? Chi non ci pensa? Guardate che non pensare, non faccio Papa Francesco II, che ogni tanto non pensare, peccato mortale, confessione, non pensare peccato mortale, come lo spiego in che senso? Se uno si stordisce, cosa dice Gesù? Guardate che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Che significa dissipazione? Dissipazione vuol dire non voglio pensare a niente, proprio a dissipazione. Mangio, bevo, dormo, cerco di divertirmi il più possibile, la vita come va, giusto? Questo significa casa mia dissipazione, no? Oppure ubriachezze, peggio, capito? Allora c'era solo l'alcol, non c'era pure la droga rock and roll, capito? Perché ai tempi di Gesù c'era solo l'alcol, non c'era ancora inventato il resto, no? Ma queste sono delle forme di stordimento estremo, ubriaco, perché così sto fuori non pensa a niente. Quando è come un ubriaco, quando uno è operato dei problemi della vita, dice, ma la fa un concetto della vostra idea, ubriaco, finito il discorso. D'accordo? Oggi stanno le forme più letali e più raffinate, la droga, per esempio, no? O sex, drugs and rock and roll, insomma, era lo slogan degli anni, fine degli anni 60, non proprio passato di attualità almeno in certi ambienti, no? Oppure affanni della vita, c'è un altro modo per rimbambirsi. Lavoro, liberativismo, capito? Avete visto anche qualche personaggio celebre che si fa, io lavoro anche di domenica, sono un grande lavoratore, così non penso manco la domenica, non sto ubriaco pure la domenica, non ubriaco di alcol, ma pensare al lavoro, a fa soldi, al lavoro, a fa soldi, al lavoro, a fa soldi, e la vita scorre due anni, a 90 anni, che sei campato a fare? Capito? È un modo, dice, di mettere la testa sotto la sabbia, cioè di non porti le grandi questioni esistenziali, che queste ce le dobbiamo porre, capito perché è peccato mortale? Ce le dobbiamo porre, tu non puoi, tu sei un essere umano, non sei un animale, gli animali reagiscono in certi modi, tu se scegli di reagire in questo modo vuol dire che hai scelto di non affrontare i problemi, quindi di mettere la testa sotto la sabbia, oppure la reazione del ripiegarsi su me stesso, perché c'è chi non affronta i problemi, oppure chi li vede e comincia a fare, guardate questo è molto diffuso, la vittima di turno, conoscete il vittimismo, uno che si sta sempre a piangere addosso, oppure che guarda intorno, sono quelli che vedono tutto nero, cioè sembra che nella vita ce l'hanno tutti con me, e però tutto storto, tutto nero, capito? Il cristiano non è pessimista, per essere pessimisti non è proprio definire Dio. Cioè quando uno è pessimista, cioè che si deprime e che dà gloria al diavolo, perché è come se lui dicesse il male è troppo forte, non lo possiamo vincere, ci avrà sempre ragione lui, ci avrà sempre la meglio lui, che noi andiamo dietro, domenica scorsa abbiamo festeggiato il Signore dell'universo,
capite? Quindi anche quando accadono tutte queste cose, non è che accadono tutte queste cose, diceva domenica scorsa, il Signore dorme, diceva che accadono queste cose, tanto il Signore sta a fare gli affari suoi qua a monte. No? Cosa significa alzare e levare il capo? Gesù ce la spiega. Vegliate e pregate in ogni momento. Quindi che significa vegliate e pregate? Non è soltanto fare le veglie di preghiera, che sono una cosa buona. La preghiera profonda. Non è la preghiera che dico semplicemente il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Rosario, questo è per carità, vanno dette. Ma noi siamo capaci di pregare con la P maiuscola, cioè di metterci davanti al Signore, porci davanti a Lui le domande, parlare davanti a Lui di ciò che ci turba, confrontarci davanti a Lui su ciò che accade nella nostra vita e nella vita sociale per avere un discernimento, un orientamento, una luce per fare la cosa giusta, per fare le scelte giuste. Questa è la preghiera con la P maiuscola. Adesso venerdì prossimo rifacciamo tutto il giorno l'esposizione del Santissimo Sacramento. Quella è un'occasione. Voi sapete, quando si espone l'Eucaristia si può fare o come preghiera comunitaria, come facciamo giovedì sera, quindi è una orazione animata dove c'è un piccolo spazio di silenzio, oppure tu lasci il Signore tutto il giorno lì esposto. Chiunque vuole entra, se mette silenzio garantito e fa un po' di preghiera come Dio comanda. Capito? Questo vuol dire affrontare le cose a viso aperto e quindi essere pronti a presentarsi davanti al Signore. Dice, levate e alzate il capo, la vostra liberazione è vicina, perché io ho già affrontato la vita cristianamente a testa alta, senza metterla sotto terra o senza starmi a guardare addosso come un depresso, d'accordo? Clinico o non clinico, non sono opzioni di vita cristiana. Ecco che anche dietro questo, che sembrerebbe, come dire, una pagina drammatica, un po' deprimente del Vangelo, c'è un annuncio bellissimo di vita, di luce e di liberazione. Bene, con questi auspici auguro a tutti un santo avvento. Poniamo l'avvento sotto l'egida di Maria Santissima. Io sto in festa questi giorni perché l'avvento comincia con la novena all'Immacolata, la prima grande appuntamento l'8 dicembre, la sapienza della Chiesa e di Nostro Signore è veramente grande, quindi faremo anche oggi, terminata dopo la comunione, la nostra preghiera a Maria Santissima di preparazione a questa festa, proprio perché vogliamo vivere questi giorni guidati da lei, portati per lei, da lei per mano, per vivere e scoprire fino in fondo la gioia dell'avvento, che è la gioia di una vita perennemente in ascolto e aperta alla venuta e alle venute santifiche di Gesù nella nostra esistenza. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.